Stazione Silenzio. È già arduo presentare Pirandello in una piazza, ma è una serata che più che prova d'attore è prova di pubblico. Pirandello ha scritto 41 atti unici e tutti gli altri lavori sono in tre atti. L'unico in due tempi è questo. Ed è un testo strano, lui lo scrive nel 1916 a Birritta Rui Giancianelli, si chiamava, lo scrive in dialetto siciliano, a Birritta con i campanellini che si mette sulla testa dei matti e dei vecchi, dei cornuti. E nel 18 ne fa invece la versione in italiano, che però andrà in scena nel 23, ed è quella che reciteremo noi questa sera. Un testo strano e bellissimo, tradotto in 16 lingue. Perché dico è un testo strano? Perché è aritmico, è una storia semplice. Pirandello mutuava il suo teatro dal teatro di situazione, cioè dal teatro della farsa. Ed è quindi, per dirla in soldoni, una storia di corna. Lei, lui e l'altra è un triangolo che si trova nelle commedie del nostro protopapa, che so più di Scarpetta, ma è chiaro che nel 1934 Pirandello prende il premio Nobel non a caso, perché poi ci mette la sua mano. Qual è la storia? Siamo nell'entroterra siculo, categoriale anche per le nostre terre, perbenismo, benpensantismo, la regola di conservare le convenzioni sociali, di non dire la verità, di nascondere ciò che è scomodo. E c'è una donna, una signora della borghesia siciliana, Beatrice Fiorica, che è la vera eroina del testo, anzi, alti eroina, un'eroina perdente, perché lei scopre che il marito, che noi non vedremo mai, il cavalier Fiorica, le mette le corna, cioè se la intende con la giovane e bella sposa di un suo dipendente, tale Gianfa. E lei, anziché sottostare alla regola che riguarda anche la nostra terra, cioè di accettare l'idea che il marito abbia delle scappatelle, perché l'uomo è cacciatore, se lo fa la donna va in prigione per adulterio, se lo fa l'uomo la donna deve subire e accettare. Beh, a Beatrice le girano le tre bisogne e accetta di non accettare questa regola ipocrita non scritta. E che cosa fa? Il primo atto è rancoroso, cupo, ombroso, perché è pieno di rabbia, di astio, di rancore di questa donna che è ferita nella sua dignità di donna, nel suo orgoglio, nella sua persona, e decide di sollevare uno scandalo, di non accettare più la regola del silenzio, e quindi fa scoppiare lo scandalo. Quando scoppia lo scandalo? Nell'intervallo. Per cui noi abbiamo questo testo strano. Nel primo c'è questa allusione a voler scoperchiare l'altarino. Nel secondo atto, quando comincerà con una piccola cesura, lo scandalo è già scoppiato e il testo assume un altro ritmo, un'altra dinamica. Naturalmente, quando c'è l'onore di mezzo, si arriva alle armi, al sangue, è inevitabile. E quando proprio sembra inevitabile che ciò debba accadere, ecco il colpo di genio che giustifica il Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello, questo con tutte le altre opere, che non vi anticipo naturalmente. Sera e di scena, Luigi Pirandello, a San Foco, e io ne sono orgoglioso.
siete contenta ora? Come non vi fate coscienza d'attizzar questo fuoco, di rovinare così una famiglia? Oh, oh, che diavolo dite? Coscienza, fuoco, mi faccia il piacere, signora. Non le date retta, lasciatela perdere. No, mi scusi, le dica che io non ho fatto altro che obbedire a un ordine preciso di Vossignoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia, io sono sua serva, ma a Dio sì, perché a Dio dobbiamo dar conto. Tutti! Fuori! In cucina! E fatemi gli affari vostri! No, no, no! Aspetti, signora! Anche voi, qua! L'anima l'abbiamo tutti, servi e padroni, davanti a Dio. E non voglio chiacchiere io sul mio colto. Qual è la coscienza? La vostra? Che vedete codesta povera signora piangere lacrime di sangue, patir le pene dell'inferno, e non è niente, pazienza. Io fra Dio, questa è la coscienza? Questa, questa, per chi ha timore di Dio. Ah! E allora un uomo vi tartassa, vi pesta così sotto i piedi, è Dio, è vero? No, io dico che dobbiamo offrirlo a Dio, signora mia. Ma quando mai gli uomini, mi scusi, si sono presi così di fronte a petto? Usar la forza con chi è più forte di noi. Piano piano, signora mia, d'accanto e non di fronte. Col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Eh già, mi piace. E per essere così qua tutte le donne, gli uomini o toppe da scarpe ne fanno di noi. Questo in coscienza la mia signora non può dirlo, che è trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente e la rispetta, e non le ha fatto mancare mai nulla. Vi volete star zitta? Prudenza, già, rispetto. Abbondanza, la casa piena, e fuori lui che fa? E la mia pace, e il mio cuore, guardate dentro voi, e quello di fuori lo nascondete. La chiamo coscienza, oh! Questo al mio paese si chiama nascondere il sole con la rete. Oh, alle corte, siete venuta voi, sì o no, a chiamarmi fino a casa. Comandata! Non ho potuto farne a meno! Ma bella! E non sono stata forse comandata anch'io? Saracena, parole della signora, aiutatemi! Mio marito con la tal dentale, così, così, così! Sappiatemi dire se è vero, la mia casa è un inferno! Voglio uscirmene a ogni costo! Ma detto così? Sì! Sì, e voglio uscirmene subito, una volta per sempre! Oh, madre di Dio! Ma che madre di Dio! Una casa dove è entrata la gelosia! Ma distrutta è! Finita! Terremoto perpetuo! Ve lo dice la Saracena! Ci fossero figli di mezzo? Questo è il vero guaio qua, che non ce ne sono! E dunque? Perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora se dice che vuole uscirne? Dice così, ma piange intanto. Di rabbia piango. Se lo avessi qua lo squarterei. Dite, dite, Saracena, posso sorprenderli insieme davvero domani stesso? Come due uccellini dentro il nido. A che ora arriverà il padrone domani? Alle 10. Faccia conto che alle 10:30. Vossignoria li prenderà tutti e due, a occhi chiusi, belli, vivi, vivi. Una denunzia al delegato, e a tutto il resto penserò io. Mi dica una cosa, è vero che il padrone, prima che da Catania, doveva passare da Palermo? Sì, è vero, perché? Ma perché? Perché so... No, niente. Dite, dite, che sapete? D'un certo regalo che le ha promesso di portarle da Palermo. A lei? Un regalo? Una bella collana, sì signora, a pendagli. Non siete donna voi, diavolo siete! Scriva, scriva la denunzia, signora! No, 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 è meglio. Oddio, scoppio! Meglio che faccia venire qua il delegato Spanò, persona nostra.
deve tutto a mio padre, Sant'Anima. Me lo dirà lui come devo regolarmi. Anzi, andate voi, Saracena, andate a cavarmelo. Signora mia, per carità, signora mia, pensi allo scandalo. Non me ne importa niente. Badi che vossignoria si rovina. Mi libero, mi libero, mi libero. Andate, Saracena, non perdiamo più tempo. Un momento, un momento. Signora mia, ma lui, mi perdoni, al marito di questa buona donna, se è vero, a lui, a Ciampa. Vossignoria, ci ha pensato? A tutto ho pensato, anche a lui, non vi mischiate. So dove devo mandarlo. Perché? Ce n'è bisogno? Dove vuol mandarlo? Ci pensano loro a mandarlo via. Ma già sia certa che appena il padrone arriva e sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Chi? Ciampa! Voi siete pazza, che volete dare a intendere alla signora che Ciampa sa tutto e si sta zitto? Ma zitta voi, che non sapete nulla! Badate che voi sbagliate, sbagliate di grosso! Eh già, perché semmai finisce come i fuochi, pim pam! Levatemi! Ma come? Vede la moglie con le bucole da signora agli orecchi, quattro anelli alle dita, domani le vede in petto la collana a pendagli? E crede, è vero, che se li sia comprati lei, da sé, coi suoi risparmi? Levatevi! Quando il padrone è al banco, lui è sempre in mezzo alla strada, col naso all'aria, che va girando di qua e di là! Comandato! Comandato il galantuomo, mandato in servizio! Se lo tengono per questo! Ma lo sanno tutti che ogni qualvolta esce dal banco, tira sulla spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Eh già, e il padrone la leva. Ma se ci mette anche il catenaccio. Già, e il padrone alla chiave. Voi, insomma, la finite. V'ho detto di uscire fuori, di non immischiarvi. Ciampa, ce lo leviamo dai piedi. Lo farò partire questa sera stessa. Anzi, voi, Fana, venite qua. No, ma non vi arrischiate a fargli capire? Posso fidarmi di voi? Signora mia, mi passa il cuore. Io l'ho tenuta in braccio da bambina, non vuole fidarsi di me? Via, via, non piangete adesso. Vossignoria ha un fratello. Alla mamma, vossignoria, si consigli con loro che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta, v'ho detto! Non voglio più sentir nessuno. Andate a chiamarmi Ciampa, subito! E voi, Saracena, il delegato Spadò, pregatelo a nome mio di venire qua, subito, subito! E al contrario, signora! Come sarebbe, al contrario? Ci mandi lei, dal delegato, che a Ciampa ci penso io! E sapete andarci voi, dal delegato! Se vossignoria me lo comanda! Oh, signora! Ma non si ponga in mente! E neanche voi, oh! Che qua debba nascere per forza una tragedia, neanche per sogno. Vossignoria una lezioncina deve dare e basterà. Mio marito, guardi, son 4 anni, lo cacciai a pedate fuori della porta. Mi viene ancora dietro come un cagnolino e non s'allontana che quando mi volto a fulminarlo con gli occhi così. Trema tutto. Una lezioncina dunque. Si riducono con la coda tra le gambe, che è un piacere. Me ne vado. Siamo intese, è vero? Vossignoria è ferma. Ferma, ferma, fermissima. Per domani. Per domani. Bacio le mani a vossignoria e vado a chiamarle Ciampa. Oh, suonano. Aspettate, forse è mio fratello. Oh, se è lui, mi raccomando. Se vossignoria vuole che non parli. L'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. Non ce n'era bisogno. Meglio, meglio essere in pochi, signora mia, in queste cose. Già c'era di troppo Fana qua. Fana è fidata, non temete. Per mio fratello, lasciate fare a me. È una mia pensata. Serva di vossignoria. Ah. Voi qua! Stavo per andarmene. Sì, andate, andate. Siamo intese? Aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è qua. Bacio le mani. Da tutte e due. Che hai da spartire tu
con codesta megera. Io? Niente. È venuta per un servizio. E non sai che una signora per bene non può riceverla senza pericolo di compromettersi? Già, perché sa tutte le vergogne e le infamie di voi maschiacci. E avete paura che le mogli o le mamme vengano a conoscere? Brava, sì. Coltivati sempre codeste belle idee, tu. E poi mi saprai dire dove andrai a finire. Ah, lo so bene dove andrò a finire, non te ne curare. Per voi altri tutto lo studio è di tenermi qua, zitta e all'oscuro di ogni cosa. Sei piena di veleno per tutti. Ma hai riportato il danaro? Sì, te l'ho riportato. Ecco perché parli così. Ricordo quando ti bisognò questo danaro. Sorellina mia, aiutami per carità. Tu che sei tanto buona, salvami. Ho giocato, perduto, sarebbe il disonore. E sai bene che fui costretta a ricorrere a questa megera che una signora non può ricevere senza pericolo di compromettersi proprio per te. Per mandarla a Palermo a mettere impegno di nascosto a mio marito un paio di orecchini e un braccialetto. Ah, l'hai fatta venire per quel pegno? Da, è tutto. Ci manca qualcosina. Lo sapevo, quanto? Se tu avessi potuto aspettarmi, non dico molto, altri 15 giorni. Non capisco perché tutta codesta furia. Voglio che domani sera gli orecchini e il braccialetto siano di nuovo a casa. Ho mandato a chiamare Ciampa proprio per questo. Lo faccio partire ora stesso. Forse tuo marito ha sospettato, ma non deve arrivare domani. Appunto, perché deve arrivare domani. Chi ti capisce? Hai da pararti con tutti i tuoi ori per ricevere domani tuo marito. E come? Devo fargli un'accoglienza? Vedrai che festino. Ecco Ciampa, dammi il danaro, ne manca molto. Tieni, conta tu, non so, mi pare che siano 3 carte da 100. E una da 50. Sì. Mancano 150 lire. Te l'ho detto, se tu avessi potuto aspettare. E basta, ce le rimetterò io, poi andartene. C'è Ciampa, vuole che passi? Fatelo entrare. Ma aspettate. Venite qua. Voi andate intanto dove v'ho detto, dal delegato. Gli direte che lo prego di venire qua da me. Se viene subito, fatelo entrare di là, nello studio. Portatemi il chiavino e fate presto. Sì, signora. Vado. Ma si può sapere che diavolo stai concertando? Eh? Che è tutto questo mistero? Ecco Ciampa. Zitto! Oh, oh! Bacio le mani alla mia signora!